Buongiorno. Siete pronti per una nuova avventura? Io no! Bella, Wemix! Oh, grande Bomber! Sono stato subito detronizzato dalla guida, dal Cesi. Posso guidare? Ma sì, guida. Posso dire una cosa bella su Cesi? Allora, ieri a Space Valley è stato il boicottatore più grande della storia. C'era una roba che proprio non gli metteva si metteva i bastoni tra le ruote in continuazione. Metteva i bastoni tra le ruote continuamente. Oggi arrivo a casa sua. Erano le 8:30. Cioè, c'era lui che ballava, tutto contento. Andiamo sia al corno delle scale. Corno delle scale si chiama? Alle. Si prospetta una gitarella con i fiocchi. Saremo noi tre, Frondini, non so se ve lo ricordate, e due amici della palestra di Cesi, più il loro cane e anche il cane di Cesi. Dov'è? Mi sa che te lo sei scurato a casa, Cesi. Eccolo! Grande Ciube, quanto tempo! Da posto? Non credo si veda da qua, ma oggi sto svezzando per la prima volta il gatto morto sopra la telecamera. Ah, che cappello hai scelto? Li ho portati tutti e due, ma penso userò il fila. No, tu vuoi l'altro? A parte che non mi sta nessun cappello, ma io speravo usassi quello da esploratore che avevi già usato a Space Valley. Quello da in viaggio con Pippo. Sarebbe effettivamente stato figo. Pisciatina tattica per il Cesi. Stiamo andando ormai da un'ora e mezza in direzione corno alle scale. Io pensavo fosse molto più vicino. Anch'io, io pensavo fosse a 40 minuti. 40 minuti invece sono 2 ore. Porca. Io sono... Tu ti sei svegliato alle 5 da Perugia. Vaffanculo. Cosa? Che bello, non vedo l'ora. Bellissimo. Siamo arrivati in mezzo ai boschi. Boschi ovunque, dannazione. Boschi che avremmo potuto trovare anche a 40 minuti da Bologna. Ma no, noi vogliamo fare 2 ore. Dov'è, scusa? Lassù. Noi dobbiamo arrivare. Stai fermo un attimo, non riesco. Dovresti andare qua sulla destra per farla vedere meglio. Non riesco. Lassù. Dobbiamo arrivare lassù. C'è la croce. Esiste anche la seggiovia per arrivare su. Andiamo! E si parte ufficialmente con dei cani verso la vetta. Sarebbe veramente una figata. L'unico problema grosso è che nessuno di noi ha portato la crema solare, veramente stupidamente, soprattutto considerando i trascorsi. Incrociamo le dita. E siamo ufficialmente fermi. In riva a questo bel laghetto stagnante. Caffettino e crostatina per avere le energie giuste. Il parco di fiera a casa. Chiaramente siamo appena partiti, ma mi stanno già lasciando indietro. Abbiamo un tonno e un ricchi qui davanti e gli altri sono già praticamente sulla vetta. Non so neanche se li vedete. Aspettatemi! Tra l'altro mi stanno dicendo tutti che ho il look da padre di famiglia che porta la gente in montagna, però poi se rimango indietro non conta niente. Secondo me questa è la volta buona che cado e mi faccio male. Ci lascio proprio le penne. La gufo così. Io sono arrivato, rega. Pausetta. Dai, tu le fai con me le pausette, Tony. Tra l'altro i piani sono stasera, dopo la camminata, dopo la buffata, dopo la camminata a scendere, dopo 2 ore di macchina per tornare indietro, sono di andare a giocare a basket. Ricky è venuto apposta da Perugia per giocare a basket e noi lo stiamo portando in montagna. È veramente difficile vloggare con la pavimentazione così instabile. Ma con che gambe giochiamo a basket, Ricky? Con che gambe? Sono veramente triste. Non tocco questo zaino da quando siamo saliti in montagna. Ok. Proprio non lo tocco, è nell'armadio. Uh-huh. E non mi si chiude più. Più veramente? Non mi si chiude più. E prima ti si chiudeva? Eh sì, era la misura di qualche mese fa. No, basta, neanche una scena più troll. Andiamo! Tralasciando che sono appena quasi caduto da quel ponte, tutto molto bello, ho una gran fame, è veramente figo questo posto. Mi inizia a venire il dubbio che ne sia valsa di fare un paio d'ore. Poi deve essere bello in cima, fare le creste. E comunque sì, mi stanno lasciando indietro di nuovo, avete visto bene. Non so se è perché sono vestito tutto sintetico o perché sono un po' panzerotto, ma sto grondando di sudore. Cioè sono inondato completamente. Che palle! Mamma mia, che figata. Ma io non pensavo che ci fossero ste cose vicino a Bologna. Capperini, penso che il nostro obiettivo così a pelle sia quello là. Non sono sicurissimo, ma insomma c'è una croce. Sicuri, sicuri? Sicuri di volerlo fare? Mi sono aperto i pantaloni perché fa un gran caldo. È ancora abbastanza verticale la situazione. Ombra. Non mi sento più polpaccioni. No, che chiappette che hai, Ricky? No, ah, però, Cesi, ma dobbiamo arrivare là? Quella là? Sì. Però quanto ti sembra la scatola del Signore degli Anelli? No, sembra un po' dove arrivano i lupi. I warg? Sì, ma quanto ci vuole arrivare su e tornare giù? 40 minuti, un'oretta. Allora facciamo che ci vediamo qui tra un paio d'ore? Ti faccio venire a prendere in elicottero. Ho un contatto di un amico che per 10 euro ti viene a prendere. Grazie. Io là non so come arrivarci. Bello, però io non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Andiamo? Non lo so, 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 non lo so. Lo percepite il sudore brutale sulle mie braccia? Sono veramente fradicio. Era qui un attimo fa, come fa a essere laggiù? E come fa a correre? Sono veramente esterrefatto. Non lo so, c'è una vipera. Ho sentito, io vi aspetto qua, ciao. Bravo Ricky, stai lontano. Da qui in teoria parte la cresta, la croce è sempre più vicina e diventa
forse il punto più bello, perché hai panorama sia a destra che a sinistra. Scusate il fiatone. C'è ancora il serpente? Non lo so. Cesare! Dove sei, bastardo? Cesare mi aveva assicurato, dato che non sono in forma e lo sa, che erano 20 minuti di salita e poi tutto piano. È un cazzo di truffatore, qua bisogna arrampicarsi addirittura. E stiamo camminando in salita verticale da tipo un'ora e mezza. È da denuncia davvero. Ricky, com'è? 20 minuti di salita e poi tutto pari. Ma vaffanculo, Cesare. Si vede la croce. Alleluia. Torno. Mi uccide vedere tutta questa gente fresca in cima. Sono arrivati da un po'. Aspetta 10 minuti. Comunque il rifugio là. Qual è quello là? Quella casetta in culo là. Ma che cazzo dici? Non è in cima qui? Ma non era là. Ma come? Ma sei scemo? Io voglio la pulenta. Sai qual è il rifugio? Quale? La casetta più lontana che vedi. Quello? Sì. Cesare. Un pezzo di fango. 20 minuti di salita e poi tutto piano. Un'ora e mezza. Verticale. Cazzo. Però molto bello. Non cadere adesso. Soddisfatto. Bisogna giusto capire se arriviamo giù con ancora le ginocchia. Il rischio forse è più la discesa per le gambe. Ma intanto ce l'abbiamo fatta. Cesi, te lo dico, se arriviamo al rifugio ed è chiuso, ti disconosco. No, ma com'è possibile? Per ora è tutta una truffa quello che ci dici. Io se vuoi un biscotto proteico. Grazie. Ora è tutto pseudo pianeggiante, un po' in discesa anche. E il rifugio dovrebbe essere quello là con quel laghettino carino. Speriamo, perché già è lunga così. Se fosse ancora oltre sarebbe un problema. E mi stanno abbandonando di nuovo. Ecco, vorrei un po' essere loro. Salve. Ciao. E invece ci tocca camminare ancora per un sacco. Oddio, un miraggio. Sì. Giro al laghetto o cibo al rifugetto? La risposta è scontata. Cibo. Ah, lei, tutto per me. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito. Ma come ti sta bene questo cappellino, Ricky? È proprio sexy. È proprio fuori luogo. E ora con la pancia piena, diretta al laghetto, possiamo anche farlo. Piccolino, ma caratteristico. Carino, no? Sì. Cosa? La spada, la scorgia gigante. Mi sono ustinato le braccia. Un po' entrambe. Torno? Sei vivo? Sei carico per tornare giù? Baschettino stasera? Vallo, basket. Bello baschettino. Anche te, Cesi, a livello di bruciore, non scherzi mica. Ma guarda il collo, vedi, no, guarda il collo. Io ho il segno della mascherina nel braccio, ho l'abbronzatura, terribile. Tu, Tony, ti sei salvato abbastanza. Mi sembra di sì. Realizzabilità. Ce l'abbiamo fatta. Alcuni decenni. Sempre maggiore iato. Ho appena finito di vedere questo video che ha montato Tonno e, a parte il fatto che stiamo per tornare in pari, si sta abbassando il range di distacco tra la data di registrazione del video e la data di pubblicazione, il che è una cosa buona. Mi sono proprio reso conto di una cosa, una verità che è sempre stata davanti ai miei occhi, davanti agli occhi delle persone che mi sono vicine, ma forse anche davanti ai vostri di occhi. Una verità di quelle che possono forse in un certo senso fare male. Sono sicuramente, ecco, destabilizzanti, una realtà destabilizzante, però anche palese, naturale, vera, imprescindibile, concreta e mastodontica. Ecco, una realtà sicuramente non trascurabile, ma anche necessaria. Necessaria soprattutto per chi, come me, come noi, vive di avventure, vive di inadeguatezza, vive di situazioni, di momenti, di incertezza e di adattamento. Insomma, persone brave come noi nel rendere le sfighe giuste. Mai, 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 mai fidarsi di Cesare.